ragazzi, qui vogliamo vedere il vostro supporto supremo. Almeno 3500 mi piace su questo video per far continuare gli episodi crossover fino alla fine della stagione. Se li volete anche per la prossima stagione di Serie A, ma soprattutto se li volete anche per gli europei. Non aggiungo altro, vai col video. Dai, yeah. Basta, no, erano due. La penultima smucinata dell'anno? La penultima. Ma poi farò un video, se lo volete, voglio 10.000 mi piace, in cui faccio tutte le smucinate da quando abbiamo cominciato, da quando ho cominciato a smucinare. Sono passati 3 anni. Penso. Li vado a riprendere tutti, faccio un video solo con le smucinate. E non è... Ci hanno 3 ore di video più o meno. Praticamente. Mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Fate la stessa cosa sul primo canale YouTube, dove uscirà... No, non uscirà niente perché è tutto un episodio unico. Ma andate a seguirci perché è il canale di Calcio Parallelo. Terzo canale YouTube non de calcio, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui. Pronostici di Serie A, giornata 39, e poi ovviamente partono le nostre sfide e sfidiamo anche voi come sempre perché sono episodi crossover. Vado a prendere ovviamente, eccolo qua, la situazione di classifica. Giornata abbiamo 36, quindi adesso 37 tutto. Genoa-Atalanta, ve lo diciamo semplicemente. Atalanta senza... che vince e con tanti gol pure. Ecco, 2 più over, 2,5, quindi almeno 3 o più reti all'interno della partita, che ne so, sì. Un 1-2 dell'Atalanta, un 1-3 e un via 2-3. Dicendo, Spezia-Torino, questa è una partita particolarmente insidiosa, sì. Sono squadre che attualmente sono sopra la zona retrocessione di poco, anzi seppur dei 4 punti. Guarda, ti posso dire che secondo me vincerà la paura in questa partita? Secondo me se la pareggiano. Bravo. Biscottano, no, non so, no, se biscotteranno, no, no, no. Però biscottano, non so quanto gli convenga sinceramente. Se Benevento vince accorcia, però esatto. Loro prendono un altro punto e poi manca una giornata. Lo so. Benevento che andrebbe a 32 e loro a 36, cioè ci avrebbero 4 punti di vantaggio. No, Benevento andrebbe a 34. 34 contro 30, 2 punti di vantaggio per entrambe con una giornata. Non lo so, non è detto, è da studiarsela. Secondo me però vincerà la paura in questo match. X2 in Spezia Torino, secondo noi, se proprio deve vincere qualcuno potrebbe essere il Torino. Juventus Inter. Questo match durissimo, ci sarà molta battaglia, ma potrebbe spuntarla l'Inter. Allora, secondo me si segnano entrambe. Un sì, gol lo sicuro, fa la Juve e un gol lo fa l'Inter. E Fabio propende un po' più verso l'Inter, quindi X2, o pareggiano o vince l'Inter. Sì. Ma fate attenzione a questa Juventus. Stati il derby dell'amore. No, stati il derby della lanterna. Il derby del Roma. Stati il derby del sole. Sì, il derby della capitale tra Roma e Lazio. Ragazzi miei, io non so per quale motivo, ma questo facciamo il discorso inverso per Juventus-Inter. Io mi sento un gol per entrambe, mentre lui invece si pensa che la Roma 1x. O la Roma vince o al massimo la Lazio riesce a strappare in pareggio. Oh, ne abbiamo vinto un big match, manco per sbaglio. Appunto per quello. Continui a non vince? No. Per la legge dei grandi numeri, va bene. Appunto così. Appunto per quello. Andiamo a Fiorentina-Napoli e ve la diciamo rapidamente. Come a Genoa-Atalanta, ragazzi, uguale. 2 più over, quindi il Napoli che vincerà e ci saranno all'interno della partita 3 o più reti. Benevento Crotone, qua il Benevento deve dare il tutto per tutto, ma sto Crotone che nell'ultima ha vinto e si è tirato sopra e ha buttato il Parma giù all'ultimo posto in classifica, secondo me gli darà filo da torcere. Secondo me filo da torcere sì, ma il Benevento la spunta. Secondo me sì. Secondo me, ma avevamo concordato. Questa ci ho pensato. Sì. Secondo me X2, quindi o pareggiano o vince il Crotone. Per me 1x. Va benissimo, sempre doppia chance, Udinese-Sampdoria. La Samp, ragazzi, alla fine la Samp la può spuntare. Sono entrambe salve. Sì, infatti stavo vedendo proprio quella, la situazione classifica. Samp ampiamente salva, Udinese a quota 40. Non leggevo bene la grafica. Sì, Udinese a quota 40, quindi ragazzi, salve entrambe. La Samp forse però c'ha quel qualcosa in più durante la stagione. Potrebbe che... uscire fuori un X2, sì, per la Sampdoria. Parma, Sassuolo, ragazzi. Parma giù, sempre più, più giù. Caduta libera ormai. E niente, pensiamo niente, che il Sassuolo niente possa vincere questa partita. Sì. Milan-Cagliari, secondo noi il Milan vincerà. Anche se il Cagliari si sta sistemando. Cagliari è ultime, quasi sistemato, sì. Sì, però sì, ci sentiamo di dire che il Milan vincerà visto come sta giocando nelle ultime partite.
Verona, Bologna, ragazzi. Verona che è quasi in caduta libera, pure il Verona. È in caduta libera, sì. Non si riconosce più. Non si riconosce più. E il Bologna pure potrebbe delle ultime approfittarne. Partite. Sì, pure delle ultime partite. Il Bologna non è che ha fatto tanto meglio. No, stanno là, però potrebbe agganciarla in classifica a 43. Esatto. È quello che abbiamo ipotizzato, sì. Però copritevi con un pareggio, quindi o pareggiano o vince il Bologna. Bene. Detto questo, Fantacapo, risultati scorsa settimana riportate anche i vostri. Se avete partecipato o parte alla nuova sfida a video interattivo, potete partecipare anche voi utilizzando i commenti qui sotto. Chi è? Dai. Chi c'è in porta scorsa settimana? Mirante. Radu meno 1. Radu meno 1, sì, perché ha subito gol. Ha fatto Mkhitaryan. Io ho fatto il gioco buono con Mirante che non ha giocato. Pensavo, ho sperato che non giocasse. L'ho sperato con Radu. Invece ha giocato. Chi c'è in difesa? Romero 0. Tomori 0. A sinistra Messias più 3. Pessina 0. Ti ha fatto più 3 di mortacci. Dall'altra parte Mkhitaryan più 3. Sì, Enrico. Federico Chiesa più 0,5 perché ha fatto assist, ma è stato ammonito. E in attacco Muriel più 3. Quindi io faccio più 1,5 in totale. Tu fai più 9. Più 9. Da più 31 che ero da più 40 e vinco anche questa giornata. Io ero a più 71 Lulic, con più 1,5 vado a più 72,5 Mkhitaryan, segnatevi questo minuto, e 14-16, quindi tu mi hai battuto 14 volte e io ti ho battuto 16, diciamo. Ma mancano 2 giornate e mi puoi pareggiare, puoi bloccarmi e non farmi vincere la classifica sconti diretti a Fantacapo, diciamo, e sti 30 punti comincio un po' a sentire la pressione. Comincio a sentire la pressione. Mi preoccupa questa cosa. Comunque, riportate i vostri risultati. Parte la nuova sfida video interattivo. Dovete scegliere 5 calciatori tra le scelte che vi proponiamo noi: un portiere, un difensore, 2 centrocampisti e un attaccante. Quando andate a fare i conteggi, non valgono i voti, ma solamente bonus e malus che vi mettiamo qui. In cura impressione. Aprite il commento, non modificatelo se volete partecipare, ed inviatelo dopo aver fatto le vostre 5 scelte. Fai scegliere loro il portiere titolare di questa settimana. Scandisci bene. Perin, Genoa, Atalanta, Szczesny, Juventus, Inter, Handanovic, Juventus, Inter, Mirante, Roma, Lazio. Romante, Mir, Moma, Lazio. Mira, Lazio, va bene. Reina, Roma, Lazio. Riportate la vostra prima scelta qui sotto nei commenti, lasciate aperto il commento e scegliete un difensore tra questi: Cuadrado, Juve, Inter, Hakimi, Juve, Inter, Karsdorp, Roma, Lazio, Lazzari, Roma, Lazio, Gosens, Genoa, Atalanta. E adesso scegliete il primo centrocampista titolare tra questi: Chiesa, Juventus, Inter, Eriksen, Juventus, Inter, Mkhitaryan, Roma, Lazio, Luis Alberto, Roma, Lazio, Zielinski, Fiorentina, Napoli. Scegliete anche un altro centrocampista tra questi: Mandragora, Spezia, Torino, Messias, Benevento, Crotone, Pereira, Udinese, Sampdoria, Barak, Verona, Bologna, Soriano, Verona, Bologna. E fai scegliere loro i botti, l'attaccante: Ronaldo, Juventus, Inter, Lukaku, Juventus, Inter, Edin Dzeko, Roma, Lazio, Ciro Immobile, Roma, Lazio, Osimhen, Fiorentina, Napoli. Avete scelto? Unico commento e non modificatelo se volete partecipare. Ecco qui le nostre scelte: 3, 2, 1. Vai! Mo sono curioso, tanto già so chi hai messo. Che là? Handanovic, Gosens, Mkhitaryan, Barak, Osimhen. Io ho fatto Mirante, Gosens, Chiesa, Pereira e Cristiano Ronaldo. Mi rischio Cristiano Ronaldo lì davanti e Mirante in porta. Solo uno uguale. Gosens. E vediamo che succede. Mettiamo tutto agli atti e ovviamente partono i nuovi episodi crossover, la sfida ai pronostici, prima risultati scorsa settimana e poi parte la nuova sfida, potete partecipare qui sotto nei commenti. Ecco, dove ti è? Chi ci hai messo come primo marcatore in Inter-Roma? Sanchez. Mkhitaryan, niente, gol in qualsiasi momento. Edin Dzeko. Lukaku, l'ho indovinato io, under, over. Over. Over anche per me, indovinato, gol, no gol. Gol. Gol anche per me, indovinato, risultato esatto. 2-2. Anche io non lo abbiamo indovinato. Torino-Milan, chi ci hai messo come primo marcatore? Ante Rebic. Che non ha segnato come primo marcatore. Ha segnato ma durante 3. La partita, ma non ha fatto il primo gol. Io ho messo Belotti, niente. Gol in qualsiasi momento. Che sì anche per me, indovinato. Under over. Over. Indovinatissimo anche per me. Gol no gol. Gol. Gol anche per me, non l'abbiamo indovinato. No. Risultato esatto impossibile che l'abbiamo indovinato. 1-2. 1-2 anche per me. Quindi nada. 4-5 per me. Ti sì. Ho battuto. Andiamo ad aggiornare punti totali e scontri diretti. Da quando abbiamo cominciato ne hai indovinate 121 e io 113. Ok. Hai vinto praticamente. Non e 13 vittorie tu su di me e 9 io su di... Capito? Sì no, Hai vinto. E ok, 113-121 con 2 giornate non è facile. Non è facile.
Questo è uno dei momenti buoni per provarci. E detto questo, parte la nuova sfida. Ai pronostici, come sempre, prendi il tuo foglio. Arriva. Ci sfidiamo nei due big match di giornata, Juve-Inter e Roma-Lazio, sempre su primo marcatore, gol in qualsiasi momento, under over, gol no gol, risultato esatto per entrambe le partite. Potete partecipare anche voi qui sotto nei commenti, ma non modificate il commento se volete partecipare. Riportate anche i vostri risultati scorsa settimana per scoprire chi ha fatto meglio tra me e lui e tra noi e voi. Juventus-Inter, prima partita di giornata, primo marcatore, chi ci hai messo? Romelu Lukaku. Lautaro Martinez, gol in qualsiasi momento. Cristiano Ronaldo. Anche per me Cristiano Ronaldo, under over. Under. Over, gol no gol. Gol. Gol anche per me, 1-1. 1-1. 2-1 per la Juventus, mi sono rischiato e vediamo che cosa succede. Detto questo, Roma-Lazio, chi ci hai messo come primo marcatore? Pellegrini. Correa. Gol in qualsiasi momento. Immobile. Edin Dzeko, under over. Over. Over anche per me, gol no gol. Gol. Gol anche per me. 2-2. 2-1 per la Roma. Tu sei matto. Tu sei matto. Tu sei matto. Sì, sei beffa. Sei beffa. Riportate le vostre scelte qui sotto nei commenti, ragazzi miei. Parte la mitica sfida al segna o non segna, ma prima i risultati della scorsa settimana e poi nuova sfida toccava a me, a sto giro. Vai. Vlahovic, Dusan Vlahovic, segna o non segna? Entrambi abbiamo detto sì. Non ha segnato. Si è allenato all'una di notte, si è incazzato perché non è riuscito a segnare, a vincere. All'una e mezza di notte si è andato ad allenare da solo. Pensa un po'. Che campione, Olly e Benji, campionissimi. Bella la mentalità di sto giovincello. Veramente, Romelu Lukaku, segna o non segna? Tu hai detto no, io ho detto sì. Ha segnato, animarci a 1-0 per me. Edin Dzeko, segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Questa avrei voluto tanto sbagliarla. Quel palo, quel palo che ancora grida vendetta. Io, 2-0 per me. Paolo Dybala, segna o non segna? Tu hai detto no, io ho detto sì. Ha segnato 3-0 per me. Ante Rebic, segna o non segna? Tu hai detto sì, io ho detto no. Ha segnato. E io ho detto di no, di conseguenza 3-1 per me. Non serve a nulla. 3-1 per me, punti totali. Da quando abbiamo cominciato ne ha indovinate 90 e io 105. Ma soprattutto... tu mi hai battuto 9 volte e io 19, quindi sono già campione e vabbè, no, mancano 2 giorni. No, è impossibile, sono pure so 15. Ma vabbè, sì! È impossibile. Campione! Doppio! Doppio! Se segna o non segna? E detto questo, mettiamo tutto agli atti. Mamma mia, ragazzi miei, sto schizzando come Squirtle. E detto questo, andiamo. Oh, che vai, è vero. Dai, che può essere? Allora... probabili formazioni, toccava a me scegliere. Puoi ben immaginare, però non mi ricordo il quarto che c'ho a me. Ah, ok, non mi ricordavo, c'ho avuto un attimo di vuoto mentale. Le mie scelte già le ho fatte, partecipate anche voi. Video interattivo qui sotto nei commenti. E segna o non segna, sapete come funziona. Allora, dobbiamo andare a Juve-Inter, a Roma. Cristiano Ronaldo. Segna. Secondo te che ho messo io? De sì. Ho messo pure io dei sei. Potuto mettere. Sta di 1-0 per me. Ah già. A caso così. Ma così. No, ma poi è sì, sì. Infatti sì sì. È ok. Juventus-Inter. Lukaku. Sì, hai messo Lautaro? No, no, ho messo Romelu Lukaku. Segna. Come sta andando veloce? Per me non segna. Ho detto sì nell'ultima e l'ho beccato. A sto giro non segna. Segnato in extremis. No, tu hai detto de sì. All'ultima. All'ultima, mo ho detto de no. Infatti, per, okay, capito, per sì, l'opposto, ho segnato l'ultima. A sto giro, secondo me, non c'è. Deve fare 15. Riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti. Roma-Lazio, Edin Dzeko, che fa? Segna o non segna? No. Vuoi provare a gufarla? Se vuoi provare a gufarla, mi va bene. No, più che altro ho detto de sì all'ultima e mi è andata male. Io ho detto de sì. Secondo me Edin Dzeko la butta dentro tanto. E speriamo di indovinare. Spero tanto di sbagliare. Riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti. Ciro Immobile, segna o non segna? Segna, segna. Sei molto molto deciso oggi. Sì, molto. Per me Ciro Immobile non segna. Speriamo che l'andovino. Anche se è ok. Riportate la vostra scelta qui sotto nei commenti. E ultima. Alla fine, ragazzi miei, ho scelto Victor Osimhen in Fiorentina. Napoli. Segna Victor. Pure secondo me. Pure secondo te. Sta troppo a pallettoni e credo che la butterà dentro. Vuoi mettere doppietto o triplette? Tanto non serve a niente perché ormai ho vinto stravi. A parte tu potresti rischiarla una. No, sì, che faccio? No, no, no. Non te la senti? Niente? No, non voglio peggiorare già il mio stato quo. No, ok, vuoi perdere con stile. Con dignità. Con dignità. Mi piace, riportate tutte le vostre scelte. Mi piace, non modificare il commento. Mi piace commentare e condividere. Iscrivetevi al canale, profilo social, Instagram, su tutte le schicce. Alla prossima, un nuovo video. Supportateci al massimo, mi raccomando. Ciao ragazzi. Ciao regà.